Massimo Toppi della pasticceria Max, prima presenza qua a Repanettone per lui. E che cosa ci ha portato? Abbiamo portato parte della nostra produzione, i panettoni ubriachi, che è un panettone sempre di pasta madre ma con una mollica un pochettino più fitta per poter tenere l'inzuppatura, ma soprattutto abbiamo portato un panettone bicolore, pistacchio e cioccolato, perché pensiamo che il gusto pistacchio e cioccolato sia un gusto sempre valido e sempre attuale. Come si trova in questo contesto? Ci troviamo benissimo, noi veniamo da Roma e devo dire la verità che Repanettone è un'organizzazione veramente fatta bene, con un gran flusso di gente, ma soprattutto un organizzatore, un'organizzazione fatta nei minimi particolari. Noi che veniamo da Roma ci siamo trovati benissimo. Conosce già molti dei suoi colleghi? Sì, conoscevo diversi nostri colleghi perché abbiamo fatto delle manifestazioni insieme, sono tutti dei grandi professionisti e siamo veramente onorati di far parte di questa manifestazione insieme a loro. Ultima domanda, come trova il pubblico di Repanettone? Un pubblico veramente preparato, non vengono e fanno delle domande specifiche, non sono persone che si accostano per la prima volta, ma sono persone preparate che fanno delle domande sul prodotto e sugli ingredienti del prodotto, e questo ci fa immensamente piacere perché dà lustro al lavoro fatto. Io la ringrazio, le faccio i miei complimenti e mi auguro di rivederla anche la prossima edizione. Grazie, un saluto a tutti, arrivederci.